Ragazzi, bentornati. Oggi andiamo a fare l'orto. Come vedete, siamo già nelle fasi finali, ma non preoccupatevi perché adesso vi faccio vedere passo passo tutto quello che abbiamo fatto. Sarà un video molto denso perché abbiamo utilizzato un sacco di attrezzi, trattori, motoseghe, fresatrici. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo con i preparativi. Allora, ancora prima di comprare le piantine, dovremo sicuramente mettere a posto il letto di semina. Quindi taglieremo un po' le erbacce in modo da riuscire a lavorare la terra meglio. E dopodiché dovremo tagliare quell'albero laggiù, perché ogni anno ci crea problemi con l'ombra che fa le piantine. Quindi, visto che è un po' malato e sta morendo, ne approfittiamo e lo tagliamo. Allora, adesso che avete visto come abbiamo liberato tutto lo spazio, possiamo procedere con la lavorazione del terreno. Prima di farvi vedere il filmato, però, volevo chiedervi una cosa. Voi come lo vangate l'orto? Perché noi quest'anno abbiamo deciso di utilizzare una tecnica molto particolare. Adesso ve la mostro. Minimo sforzo, massima resa. Direi che è uscito proprio un bel lavoro. Adesso aspettiamo che prenda 2 o 3 giorni di sole in modo che si asciughi e dopodiché basterà dare una passata veloce di fresa e saremo pronti a piantare. Adesso non ci resta che creare le gombine. Praticamente, come vedete, abbiamo delimitato tutto quanto il perimetro con dei pali di cemento in modo da creare una sorta di contenimento con un profilo permanente. Su questi pali di cemento poi ci siamo segnati tutti i passaggi pedonali e molto semplicemente non dobbiamo far altro che seguire i segni e con il badile liberare lo spazio. In questo modo riusciamo ogni anno a mantenere le misure identiche e non serve star lì ogni volta a misurare e a perdere tempo. Allora, adesso per la disposizione delle piantine e la quantità da piantare, molto semplicemente noi ogni anno ci scriviamo su un quaderno dove le mettiamo e cosa piantiamo, in modo da poterci gestire e piantare ogni volta le verdure in un posto diverso. E ora, pomodori da conserva. 2 datterino e 2 ciliegino. Sì, 3 cuore rosa. 3 cuore rosa, 4 cetrioli. Peperoni, melanzane, coste d'argento e prezzemolo. E zucchine hai scritto? No. Arrivo. Adesso che abbiamo piantato e seminato tutte le verdure, possiamo mettere i pali in modo che durante la stagione, man mano che le verdure crescono, possiamo legarle per aiutarle a sostenere il peso. Novità dell'anno.
Come piantare i pali nel 2024. Quindi avete visto che tipo sulle piantine come pomodori, melanzane, peperoni abbiamo messo dei pali per sostenerli, mentre sulle piantine che si sviluppano con più vegetazione tipo cespuglio, come citrioli, pomodorini, ciliegino, eccetera, abbiamo messo una rete in modo che si possano arrampicare. Ecco un esempio pratico, tipo questa piantina adesso andrebbe già legata un'altra volta perché crescendo tende già a piegarsi su se stessa. Quindi ragazzi, per adesso è tutto, aspettiamo che il tempo migliori perché ogni 3 giorni piove e poi potremmo finalmente completare l'orto inserendo l'impianto di irrigazione. Però questo ve lo farò vedere in un altro video. Quindi iscrivetevi, seguitemi, mettete mi piace e ci vediamo la prossima volta.